che noi ci aspettassimo il ricorso in appello al Consiglio di Stato era quasi una cosa naturale ed era stata anche abbondantemente preannunciata, al di là della venuta del sottosegretario alla giustizia. E sotto questo aspetto voglio anche segnalare una cosa inquietante: il sottosegretario viceministro Gennaro Migliore dichiara pubblicamente il giorno prima della presentazione del ricorso in appello al Consiglio di Stato che stavano ancora valutando l'ipotesi di presentare un ricorso al Consiglio di Stato. Il giorno dopo viene notificato. Allora, delle due l'una: o il sottosegretario è completamente succube e vassallo della parte amministrativa che sta all'interno del Ministero della Giustizia e non sa nulla di quello che accade, perché praticamente noi potremmo avere solo questa ipotesi: o lui sapeva ed è ancora più in malafede perché è venuto a prendere in giro un territorio dicendo che si stava valutando l'ipotesi di fare un appello, o in via subordinata sta lì giusto per scaldare il banco perché non sa nulla di nulla, è succube dei dipendenti e funzionari amministrativi che nel frattempo avevano già presentato, stavano per presentare l'appello al Consiglio di Stato. Altra stranezza in un mondo di inefficienza della giustizia, perché io sono anche un operatore, sono un avvocato: il Consiglio di Stato sospende inaudita altra parte la sentenza di primo grado in attesa della Camera di Consiglio fissata il 1° dicembre sulla sospensiva. Altra stranezza: probabilmente l'uscita borderline del sindaco di Sala Consilina, che li ha accusati di vivere in una situazione di illegittimità perché non era stato fatto alcunché dopo l'uscita della sentenza per mettere in atto procedure per la riapertura del carcere, li ha voluti far ritornare indietro. E probabilmente una repentina richiesta di sospensione del provvedimento a distanza di solo 20 giorni da quando poi si andrà a discutere la sospensiva in contraddittorio sembra ancora più strana. Ma noi non ci abbattiamo, continueremo sulla nostra strada, perché dopo la venuta del sottosegretario viceministro, che ha avuto un comportamento arrogante e sprezzante nei confronti di un intero territorio, minacciando, perché una persona che pubblicamente dice: avete voluto seguire la strada giudiziaria, e ne parleremo all'esito del secondo grado di giudizio, a meno che non ritiriate il ricorso, mi sembra tipico di una deriva dittatoriale, perché il sindaco e il territorio, non di Sala Consilina, del Vallo di Diano, non solo subisce il decreto di sospensione dell'istituto penitenziario perché non è riuscito ad avere colloqui con nessuno. Esce il decreto di soppressione e deve anche evitare di impugnarlo, perché probabilmente, come ho già detto, c'è stato un delitto di lesa maestà ai magistrati del DAP fatto da parte di un tribunale di periferia, il TAR di Salerno, che compiutamente e in maniera peculiare ha smontato pezzo per pezzo quello che è un decreto del Ministro della Giustizia. Qui veramente siamo alla frutta, è proprio il segno. Mi fa piacere che sia capitato sotto il 4 dicembre che si vota il referendum, perché la gente deve sapere che se uno agisce in questa maniera, credo che anche dopo il 4 dicembre si farà ancora peggio. Per questo motivo il sindaco di Sala Consilina, a prescindere dal merito del referendum, ha cambiato idea e vota no, perché qui non siamo vassalli e succubi di nessuno. Il sindaco viene eletto dalla sua cittadinanza, difende il suo territorio, ama il suo territorio e non può tollerare che un'istituzione venga sul proprio territorio in maniera arrogante a dire: dovete ritirare il ricorso. E dove sta scritto che dobbiamo ritirare il ricorso? È un atteggiamento vergognoso. Mi auguro che chi sia al di sopra del viceministro della giustizia, alias sottosegretario, prenda dei provvedimenti seri. Perché non è concepibile che in una maniera così sprezzante si possano dire queste cose in un pubblico contesto.